Procedono a ritmo veloce i lavori di riqualificazione di Largo Santa Chiara a Lanciano, dove c'è il monumento dedicato agli eroi ottobrini. La ditta incaricata dall'amministrazione comunale ha già realizzato gli sbancamenti, la sistemazione delle aree a giardino, la base della nuova sede del monumento. Oggi gli operai hanno iniziato a lavorare per lo spostamento del bronzo realizzato da Vittorio Martelli, inaugurato nel 1963 alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Antonio Segni. L'assessore Antonio Di Naccio spiega al TG Max la necessità dei lavori. Ridisegnare quest'area per noi ha rappresentato la soluzione a tre problemi importanti. Principalmente garantire una maggiore sicurezza per l'accessibilità alla scuola Maria Vittoria, sia per i genitori ma soprattutto per i bambini. Quindi in questo modo abbiamo decongestionato via Ferro di Cavallo, permettendo quindi l'accesso alle auto e anche ai busini dei bambini nella parte retrostante, quella che sarà la nuova collocazione del monumento. Poi abbiamo riqualificato l'area e vedrete prossimamente con la ripiantumazione di alberi, di nuovo verde, ma soprattutto di un arredo urbano che renda fruibile quello spazio come verde pubblico ad uso della collettività. In occasione di ciò quindi abbiamo voluto anche ricreare una cornice più importante e prestigiosa al monumento agli eroi ottobrini, quindi un monumento che verrà ricollocato in una posizione sicuramente migliore, visibile ma più dignitosa, che attualmente infatti va a creare una sorta di spazio retrostante che viene usata anche come discarica molte volte. Quest'anno ricorrerà il 70° anniversario della rivolta lancianese che valse alla città la medaglia d'oro al valor militare per il sacrificio di 23 giovani contro l'invasore tedesco. Nell'occasione il Comune ha invitato ufficialmente il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 5 o il 6 ottobre prossimi. In attesa di sapere se Napolitano accetterà o meno l'invito, il progetto di riqualificazione procede e prevede inoltre la ripiantumazione di alberi e di verde in modo tale che l'area diventi finalmente una piazza. Con l'intervento da circa 100.000 euro saranno realizzati anche 24 posti auto.